Abbiamo realizzato il nostro sogno, il sogno del matrimonio civile, che lo desideravamo da tanto e adesso è arrivato il momento. Amore vince tutto. Oggi è stato il primo matrimonio in Italia di una coppia trans, un M2F e un F2M. Sono due persone che da giovani hanno fatto la transizione, Samantha da maschio è diventata una donna trans, Tommy da femmina è diventato un uomo trans. Dico la verità. Forse mi sto facendo anziana, mi sono commossa. È una coppia trans che si sposa, quindi significa la favolosità, il colore dell'amore. Emozionati? Sì, abbastanza. Siamo arrivati al nostro matiti così, siamo marito e moglie, viviamo già da 3 anni insieme, tutto chiaro, tutto a luce del giorno, stiamo bene. La mia famiglia non è venuta, ma no per, diciamo, per il matrimonio, ci sono state altre discussioni nel passato. E prima hanno detto che venivano al suo matrimonio e poi si sono pensati che non si sono presentati, va bene uguale. Io ho tutte le persone che ci vogliono bene, ci danno tanto affetto, tanto amore, noi siamo persone che abbiamo bisogno di affetto, di amore, non di cattiveria e gelosia. Siamo delle persone normali, ci sentiamo persone normali e cerchiamo di seguire la strada del bene, non la strada del male, la strada della gelosia, dell'invidia e della cattiveria. Queste cose non ci appartengono. Quindi cominciamo da lei. Sì. Signor Acirno Giacinto, intende lei prendere in moglie la qui presente Florek Nazeia Maria? Sì. Allo stesso modo Florek Nazeia Maria intende prendere come marito il qui presente Acirno Giacinto? Sì. Ti prendo come mio sposo. Bravo, anche io. Mi dichiaro formalmente e ufficialmente congiunti in matrimonio. Da questo preciso momento siete marito e moglie. Auguri. È vero che siamo la prima coppia trans che sposa qua in Italia, quindi sicuramente si è parlato un pochettino forse di qualche critica, di qualche cosa di buono, però noi accettiamo un poco di tutto. Guardiamo avanti il nostro futuro da persone coniugi innanzitutto, speriamo che Dio ci fa campare quanto più possibile, ci stiamo insieme. Problemi non li hanno trovati perché Samantha ha l'anagrafe ancora con il nome da maschio, come anche Tommy c'ha ancora il nome da donna. È un classico matrimonio, non hanno trovato nessuna difficoltà, però oggi noi possiamo sposarci, anche io se vorrei domani posso sposarmi, non trovo difficoltà perché ho fatto il cambio nome, cambio di sesso. Sono riconosciuta donna in tutti gli effetti. Sicuro che ho sposo su un chi? Questa sera sì. La scusa. Scusa. Se no che matrimonio trans è, scusa. Non conta il nome, conta il valore del bene, che stiamo bene insieme, oramai. Infatti dal funzionare si è capito che non sono ancora pronti a queste cose, ma mi sono commosso da loro quando le ho viste che si passavano le fedi. Speriamo che un domani saranno più pronti a queste cose. Tommy si è conosciuto con Samantha al Miss Trans Europa nel 2018 e da quel giorno è nato questo amore e oggi l'hanno giurato e hanno detto questo sì e noi della comunità trans siamo fieri e orgogliosi e siamo felicissimi di questo bellissimo matrimonio. Auguri agli sposi, datevi un bacio. Grazie, auguri. Auguri. Che gli possa augurare tanta felicità, che sia una vita serena per loro, perché come si sa la vita serena per noi è un po' difficile, a dispetto dell'affossamento del DDL Zan, gli abbiamo fatto capire che l'amore va oltre tutto, anche oltre le leggi. Oggi si sposano un M2F e un F2M. Posso dirlo? Alla faccia a chi non vuole queste cose. L'importante è che abbiamo realizzato il nostro sogno, adesso siamo marito e moglie. Auguri! Auguri! Sposi! E adesso la verità, ce ne andiamo a parià, ci divertiamo, mangiamo, beviamo, balliamo, e come si dice a Napoli, e olè!